Ok. Piano. Ok. Chiudi gli occhi, attenta gli occhi, fate gli occhiali. Close your eyes. Ok. Ok. Last step. Cioè, occhio, piano. Ok. Ok. Liscio. Libera, allenta. Lascia che me la porto qua io. Ok. No, no, no. Ok, ok. Stop. Sit down and relax. Ok. Are you injured? Are you injured? Problems? Ha injury? No. No injury? No. Ok, barella collegata. Sta iniziando a salire. Buonasera, buonasera a tutti, grazie per essere venuti questo pomeriggio a parlare della Concordia, ma a parlare soprattutto dei Vigili del Fuoco. Avete visto in queste immagini il logo in alto a destra, guardate la discrezione di questo logo, quasi non si vede, vabbè adesso non si vede più perché è noto, però quasi non si vede, così come nel filmato, con immagini splendide e girate benissimo, non si vede mai in faccia un Vigile del Fuoco. Perché i Vigili del Fuoco in realtà non si vedono mai in faccia, perché vengono sempre ripresi di spalle, perché vengono ripresi mentre lavorano, perché non hanno il tempo di girarsi e di concedersi alle telecamere. Perché il Vigile del Fuoco in realtà non ha mai tempo, perché interviene in un momento di emergenza, deve fare il suo lavoro e poi va via. Spesso quando arrivano i giornalisti, nei luoghi dove accadono purtroppo le cose, i Vigili del Fuoco non ci sono più, sono già andati via, sono già da un'altra parte. E questa è un po' la cifra del loro impegno. Perché il Vigile del Fuoco c'è dove serve e fa quello che deve fare. Ed è un'immagine molto forte, molto radicata,
I Vigili del Fuoco, senza nulla togliere a nessun altro, per carità, non è che se parliamo oggi di Vigili del Fuoco le parliamo in opposizione a tutti gli altri corpi dello Stato, ci mancherebbe altro, ognuno fa il suo lavoro, lo fa al meglio. Ma il Vigile del Fuoco, però, è veramente quello che ti dà sicurezza. Cioè, quando vedi un Vigile del Fuoco, tu dici, quello sa quello che deve fare. Magari per qualche altro non è sempre così. Vero? Però il Vigile del Fuoco, tu lo vedi, ci sono i Vigili del Fuoco. Fine. E questa discrezione, questo sapere essere vicini alla gente in maniera così, direi, affettuosa, è proprio la cifra del Vigile del Fuoco. E noi qui, questa sera, questo pomeriggio, su impulso della senatrice Daniela Valentini, siamo qui per parlare un po' dei Vigili del Fuoco. Il pretesto è questo libro, Mai più Concordia, scritto da Luca Cari, che è un Vigile del Fuoco, ma anche un bravissimo giornalista, è un ottimo cronista, è un narratore, perché questo libretto si legge tutto d'un fiato e tu sali sulla Concordia, tu entri nella Concordia e ti prende allo stomaco leggendo quello che lui ha provato salendo sulla Concordia, nel ventre della nave. Allora, intanto saluto i nostri ospiti che sono intervenuti, dalla sinistra, il senatore La Torre, presidente della Commissione Permanente Difesa del Senato, il senatore Luigi Zanda, che è il presidente del gruppo PD del Senato, il dottor e l'ingegnere Gioacchino Giomi, che è il capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Luca Cari, che è qui alla mia destra, che è l'autore del libro, in sala c'è Sergio Ortelli, che è sindaco del comune Isola del Giglio, e allora cominciamo con la nostra padrona di casa, con la senatrice Daniela Valentini. Prego, senatrice. Grazie al dottore Gaudenzi, ringrazio tutti voi che siete qua. Volevo ringraziare in particolare l'ingegner Giomi, che è il capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che sei qui con noi, e questo ci rende, come dire, felici, sereni di poter stare qua, oltre che ovviamente al mio presidente della Commissione Difesa, Nicola La Torre, al mio presidente del gruppo del PD, Luigi Zanda, che sono coloro che mi hanno accompagnato e mi sostengono ogni qualvolta si avvia un percorso di riorganizzazione, di azioni positive nei confronti dei Vigili del Fuoco, del Corpo Nazionale e dei sommozzatori e non solo. Io volevo ringraziare anche Luca, che è qua accanto a me, perché lui ha scritto questo libro, che poi è un diario, ma ha scritto bene, con grande sensibilità, ma anche delicatezza, pur raccontando di tragedie e anche di paure, di sentimenti, di passioni, di preoccupazioni nel momento che si è entrati nella pancia della Concordia. Lui l'ha fatto bene. Ecco, volevo salutare pure l'onorevole Rosato, che è qui con noi, e che al quale tenevo molto per la sua presenza nella Camera dei Deputati, perché insieme facciamo un lavoro congiunto Camera e Senato sui Vigili del Fuoco. Scritto da Luca, un libro, un diario bello. Tra l'altro, quando lui l'ha mandato, perché a me è capitato che Luca ha mandato a mio marito, che è stato sommozzatore dei Vigili del Fuoco e istruttore nazionale dei Vigili del Fuoco ed è stato un Vigile del Fuoco, e gliel'ha mandato con una dedica a Carlo, e quindi, come dire, io ce l'ho avuto in casa e l'ho letto e mi è piaciuto tantissimo. Allora ho pensato, ma noi stiamo facendo tanto lavoro di azione politica, di governo, ma anche di provare a cambiare le cose, a riorganizzare il corpo insieme al comandante, al gruppo, al governo, eccetera, alle commissioni competenti, ma proviamo a valorizzare quello che si sta facendo, ma soprattutto a valorizzare i protagonisti, che sono i Vigili del Fuoco. E l'occasione è stata Mai più Concordia, e dico qual è stato proprio l'elemento che più mi ha portato a fare questa iniziativa, che abbiamo poi costruito assieme, tutti quanti assieme, voi che siete qua. E il fatto che sulla Concordia si è parlato tanto, tantissimo, da 3 anni a questa parte, si è parlato dal momento in cui questo grande palazzo si è rovesciato nel mare, e dal momento in cui è stato detto sali a bordo
all'ex comandante Schettino, al momento in cui si è fatto il trasferimento della nave, si è fatto tutto il lavoro di raddrizzamento, di trasporto, e abbiamo saputo tutto anche sulle sfumature del processo. Ai responsabili, io mi auguro che sia fatta giustizia, sia fatta chiarezza e trasparenza. Quello che non si è saputo, purtroppo, quasi mai, sono state cose avvenute nelle prime 48-72 ore. C'è stato come uno spazio, un buco di rimozione. Cioè, dal momento in cui i sommozzatori sono entrati nella pancia della Concordia, subito dopo che c'è stato, l'affondamento, senza sapere se si rovesciava di più la nave, senza sapere nulla, sono entrati punto, perché andava salvata la gente, quella in acqua e quella ancora dentro la nave. Ci sono state queste buco di 48-72 ore nei quali, nessuno ha saputo nulla. Cioè, i mass media si sono concentrati su altro. È un po' quello che diceva prima Gaudenzi, no? Questo lavoro che è nell'ombra, che si fa ma poi non si vede. E sono state 72 ore difficili, da come Luca ce l'ha raccontato, dal diario che ci ha raccontato nel libro, ma anche difficili per coloro che sono entrati dentro rischiando non si sa bene che cosa la vita, senza sapere che cosa sarebbe avvenuto fra mezz'ora, fra un quarto d'ora, fra 10 minuti, entrando, punto e basta, perché questo richiede, il lavoro, la passione dei vigili del fuoco, ed è molto esemplare tutto ciò. E questa rimozione, io oggi ho visto alla presentazione del libro della senatrice Amati stamattina, dei vigili del fuoco che facevano il turno qua da noi, e mi hanno detto, ma noi abbiamo saputo che c'è questa cosa al Senato, noi siamo molto presenti in aula al Senato perché facciamo i turni di lavoro. Ecco, diventare protagonisti oggi dentro il Senato della Repubblica con il patrocinio del Presidente del Senato, con tutti quanti noi, mi sembrava una risposta importante di riconoscimento di quel lavoro nell'ombra, nel buio, dentro quel ventre di quella Concordia, che poi è il lavoro nel buio che ogni vigile del fuoco fa tutti i giorni e tutti i momenti, quando c'è l'esondazione, quando c'è il terremoto, quando ci sono le tragedie, quando ci sono le disgrazie. Quindi è stata un po' una cosa simbolica per la quale abbiamo voluto fare tutto ciò, che sta dentro ad azioni come proposte di legge sulla riorganizzazione del corpo. Ringrazio il comandante perché sta facendo tantissimo, già da subito, ma sulla necessità di un soccorso acquatico unico che permetta, a recuperare risorse, essere più efficienti, a tante altre cose che potremmo fare insieme. E ultima cosa, perché non voglio parlare tanto e chiedo scusa se ho tolto del tempo, qui ci sono gli allievi sommozzatori dei Vigili del Fuoco. Voi sapete che a Roma ogni anno, ogni 2 anni ci sono i nuovi... la nuova formazione per le nuove leve, sono giovani vigili del fuoco che hanno scelto di fare il sommozzatore senza aumenti di stipendio, a volte dice ma la specialità mi comporta chissà che cosa, no, sono vigili del fuoco che hanno scelto di sottoporsi, e io so che cosa vuol dire, non perché l'ho passato ma perché l'ho visto. Cosa vuol dire fare un corso per sommozzatori dei Vigili del Fuoco? È un corso durissimo che richiede sacrificio, sacrificio e sacrificio e tanta determinazione per la voglia di andare a correre il rischio della propria vita per salvare la gente. Allora io dico grazie a questi giovani che sono qua oggi, a questi giovani Vigili del Fuoco che vogliono fare i sommozzatori. Grazie, perché questo ci riempie di gioia in un momento in cui al Senato stiamo discutendo tante cose, abbiamo tanti problemi in questo Paese che sta accadendo, anche un po' a pezzi dal punto di vediamo queste grandi città che sono esondate, eccetera, ma se ci sono ancora giovani e gente che vuole fare questo corso, che vuole fare questo lavoro, che accetta di rischiare la propria vita, vuol dire che questo Paese può fare tanto e ha tanta speranza di poter cambiare le cose, perché se possiamo contare su questo vuol dire che ci siamo e che noi al Senato ce lo dobbiamo ricordare, ce lo ricorderemo
per essere all'altezza di gente così, che sa fare il proprio lavoro in silenzio, senza chiedere nulla e senza mettersi mai in prima fila a fare i protagonisti davanti alla televisione, alla radio, eccetera, eccetera. Quindi grazie a tutti quanti voi, mi è toccato a me avviare questa, diciamo, questa tavola e veramente buon lavoro e grazie per quello che fate per noi. Grazie senatrice Valentini. Poi parleremo, dopo i primi indirizzi di saluto, poi parleremo tutti quanti anche con interventi da parte vostra. Volevo ringraziare il presidente Zanda perché nonostante ci sia il lavoro d'aula è riuscito a venire qui da noi. Presidente, insomma i Vigili del Fuoco sono importanti, ci vorrebbe forse un'attenzione maggiore per loro? Ma intanto grazie a tutti voi di essere qua oggi, grazie a Daniela Valentini che ha organizzato questo incontro sui Vigili del Fuoco e su un libro che parla di una loro avventura, di una loro storia. E in realtà, sì, in effetti io non dovrei essere qui, in realtà non dovrebbe essere qui nemmeno la senatrice Valentini e nemmeno il senatore La Torre e nemmeno la senatrice Amati. Quindi voi scuserete me e poi anche il senatore La Torre, se fatto un brevissimo saluto dovremo lasciare voi per tornare in aula a fare il vostro dovere. Ma insomma io ho visto questo filmato, che tra l'altro è un filmato molto bello, che è fatto bene e che illustra un'impresa molto difficile. Devo dirvi, venute in mente molte cose. Giusto il titolo del libro, giusto il titolo Mai più Concorde. Ha ragione Luca Cari quando lo ha pensato. Perché, noi ci troviamo davanti, ricordata la tragedia del Concorde, e visto questo filmato, noi ci troviamo davanti a due Italie. A due Italie. Noi dobbiamo sapere dove siamo, e siamo a contatto con due Italie diverse. E c'è un'Italia che esiste, voi lo sapete più di noi, che è fatta dell'atto di un atto di non so se di vanità, di leggerezza, di bullismo, di una persona, di un gruppo di persone che ha portato una nave di quelle dimensioni, con un carico umano di quella così numeroso, l'ha portata sugli scogli e l'ha fatta rovesciare. Quella è un'Italia che c'è e che noi ritroviamo anche in molte altre circostanze. Io ho per qualche anno lavorato a Venezia, era l'Italia che si opponeva all'obbligatorietà del doppio scafo di petroliere di 120.000 tonnellate che stavano nella laguna di Venezia. Se per caso ci fosse stato il minimo incidente ad una di quelle petroliere, la laguna sarebbe stata distrutta e morta per sempre, non per un anno, per sempre, per l'eternità. L'Italia di chi costruisce intorno a un metro o a 30 centimetri da torrenti che poi periodicamente esondano e che non cura il suolo, la difesa del suolo. Quella è un'Italia. E poi c'è un'altra Italia, quella che abbiamo visto nel filmato, l'Italia di cui i Vigili del Fuoco sono una delle punte di diamante. Per professionalità, e se vista nel filmato, si è vista la professionalità, la capacità, l'abilità dei sommozzatori o dei vigili che si facevano calare dall'alto, quelli che operavano su una parete scivolosa a picco sul mare o sulle rocce, quindi un'alta professionalità, ma professionalità che sarebbe inutile se non ci fosse dietro un cuore enorme, cioè una volontà, uno spirito di sacrificio gigantesco. Ma noi dobbiamo sapere, lo dico per cercare di capitalizzare questo il filmato e l'esperienza di Vigili del Fuoco, per cercare di capitalizzare tutto questo per il nostro futuro. Noi siamo dalla parte di questa seconda Italia e dobbiamo cercare di correggere la prima, correggerla nell'educazione delle persone, quindi
da ragazzi, insomma, e correggerla anche nelle istituzioni, perché la responsabilità di chi costruisce male è di chi lo fa ed è anche delle istituzioni che lo permettono. La responsabilità del petrolio trasportato con leggerezza è di chi lo trasporta, ma anche di chi permette che questo avvenga. Quindi c'è una doppia azione che chi sta per la seconda Italia deve fare, un'azione diciamo popolare ed un'azione sulle istituzioni, legislativa, questa tocca a noi naturalmente. E io chiudo soltanto dicendo soltanto una cosa: voi avete qui in Senato un rappresentante che è Daniela Valentini, che non soltanto è brava, è capace, conosce bene, ma insomma è anche una donna, è un complimento Daniela, è una donna anche testarda, che non molla l'osso, quindi è il vostro rappresentante. Io posso dire, credo veramente, molto sinceramente, di poterlo dire a nome di tutti e 108 i senatori del Partito Democratico, che è il gruppo più consistente del Senato, io posso dire che noi le battaglie che Daniela ha fatto e quelle che farà a favore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, noi le sosterremo tutti con lo spirito che ho cercato di dirvi in queste brevissime parole. E grazie ancora per l'iniziativa. Grazie. Grazie Presidente Zanda. Mi posso permettere solo una cosa, Presidente Zanda? La prima Italia è questa, e la seconda è quell'altra. Questa è la prima. Perché senza questa noi non potremo andare avanti. Non si sarebbe potute salvare 4.000 e passa persone, quasi 5.000 persone. È la prima Italia. Senatore La Torre, la prego. Sì, io... Tra i tanti grazie che ovviamente non voglio ripetere, un grazie particolare vorrei rivolgerlo a Daniela, per non tanto e non solo ovviamente per avermi dato questa opportunità e questa occasione, ma perché mi ha fatto leggere questo libro. E io di questo gli sono molto grato, perché innanzitutto devo confessarvi che mentre guardavo quelle immagini ero convinto di averle già viste. E stavo cercando di fare mente locale dove le avessi potute vedere. In realtà le avevo viste leggendo questo libro, perché la descrizione che in questo libro si fa di quella vicenda è una descrizione analitica, una descrizione che rende un'idea di quella tragedia molto diversa da quella che io, per esempio, come spettatore avevo percepito seguendola indifferita, vorrei dire, attraverso i media, questione questa sulla quale poi mi permetterò di fare una rapidissima riflessione, che peraltro credo sia una delle parti anche più significative del libro, quella di questo altro naufragio, come viene definito appunto, che è quello della comunicazione. Colpisce da un lato la passione, la partecipazione attiva che traspare, che trasuda dai righi di questo libro, ma nello stesso tempo anche un altro aspetto di chi sa che nell'esercizio delle sue funzioni deve controllare questa emotività, deve avere la capacità, la freddezza anche in alcuni momenti, di guidare un processo o una situazione in condizioni così drammatiche. E mi piace insistere su questo aspetto, il modo di vivere. Vorrei che questo libro fosse, come dire, letto e riletto anche in altre circostanze, in molte possibili e auspicabili circostanze, perché ti dà veramente una lettura assolutamente nuova di quella vicenda. E a questo proposito, io non c'è dubbio, noi viviamo nella società della comunicazione, quindi è inutile essere ipocriti o, come dire, o cadere in luoghi comuni. E un evento in particolare così drammatico non può non essere
oggetto di una attenzione mediatica. Però in questo libro colpisce la fatica dei protagonisti di sottrarre questa vicenda ad una proposta comunicativa che pure, ahimè, ha preso il sopravvento. Vengono citati degli episodi che colpiscono, quello di due inviati che arrivano sulle due barche che si incrociano perché devono fare una diretta preoccupandosi di avere il sottofondo della nave, o addirittura, come abbiamo visto, queste interviste proposte in maniera così intensa alle vittime della tragedia, quasi che si volesse costruire un reality attorno a questo dramma, e la fatica invece dei veri protagonisti di questa vicenda, accanto ovviamente alle vittime, che cerca di proporre invece una discrezione, una misura, e questo è un elemento, io credo, molto importante di riflessione tra un modello di comunicazione che è quello, diciamo, più rigoroso, più istituzionale, che non vuole sottrarre all'informazione e ai fatti vicende così drammatiche, e invece un modello comunicativo che tende ad enfatizzare gli aspetti spettacolari. D'altro canto, ne abbiamo viste di tragedie che sono diventate, e si è tentato di farle diventare quasi un reality. Questo elemento di riflessione presente in questo libro, io credo che sia un altro, accanto alla descrizione analitica, capitolo significativo. L'altro aspetto, ovviamente, che ora tra le prime e le seconde Italie, io voglio dire, ci fa anche un po' sentire qualche volta orgogliosi di essere italiani, perché c'è anche un pezzo anche della pubblica amministrazione del nostro paese che tanti problemi ci propone, che però è in grado, grazie al carattere dei suoi protagonisti, di garantire una efficienza e una capacità di intervento che non è frequente, non soltanto in Italia, anche nel resto del mondo. E noi di questo ovviamente siamo molto orgogliosi, e rende anche chiara quanto sia complessa questo tipo di ruolo svolto, quanto sia complesso e quante forze diverse. Addirittura l'autore racconta che in questa vicenda sono impegnate tante realtà organizzative diverse, fondamentalmente i protagonisti sono i vigili del fuoco, ma sono persino le unità cinofile che circolano sulla... Cioè c'è un complesso di forze, di protagonisti che devono essere, e questa è la grande sfida che noi abbiamo, devono essere messe, diciamo, in condizioni di essere coordinate, di essere dirette in maniera efficace, efficiente. E in questo quadro mi permetto una divagazione sul tema che probabilmente poco c'entra con la tematica, ma che è stato oggetto anche di una discussione in questi giorni, in qualità anche di Presidente della Commissione Difesa. Parte di questo straordinario complesso ci sono anche le forze armate del nostro Paese, che in questo settore svolgono un ruolo importante che credo vada altrettanto anche sottolineato e valorizzato, ma qui sto di andare un po' in conflitto di interessi e quindi, diciamo, mi limito soltanto a fare questo scarso riferimento, diciamo, ad una polemica che per fortuna è stata immediatamente archiviata. Ovviamente, e concludo su tutto questo, la cosa che emerge con straordinaria forza e che proprio, diciamo, è una cosa che urla nella lettura del libro, è la straordinaria carica umana dei protagonisti di questa vicenda, che è qualcosa che colpisce. Del resto, l'autore lo ricorda, non ce le si dimentica quei morti, ognuna di quelle vicende lascia le sue cicatrici, e poi c'è questo sforzo collettivo per superare questi momenti. Ecco, questi aspetti sono aspetti, come dire, che testimoniano anche di un aspetto che io considero una delle massime manifestazioni della generosità. Cosa c'è di più altruista nell'esercizio di una funzione che
andare a salvare la vita di una persona che non sai neanche chi è, e mentre lo fai metti a rischio la tua vita e quindi di non rivedere le persone che invece sai chi sono e che ami e per le quali dedichi tutta la tua vita. Io penso che non ci possa essere nulla, una manifestazione più significativa di questo in termini di generosità, di altruismo, e credo da questo punto di vista che questo sia un patrimonio al quale il nostro Paese dovrebbe sempre più attingere. È paradossale che in altri Paesi, penso per esempio ai Vigili del Fuoco negli Stati Uniti, nella vicenda del crollo delle torri, sono stati protagonisti di grandi film, di grandi iniziative, di grandi discussioni. Da noi c'è un po' più di silenzio su queste cose. Il merito di questi libri è che ci impone anche di riflettere su questi aspetti, e devo dire di questo noi siamo molto grati all'autore e ovviamente molto grati ai veri protagonisti che siete tutti voi e che diciamo con tutto il cuore diciamo, vi ringraziamo. Grazie. Grazie senatore Latorre, grazie per essere stato. Grazie per essere stati con noi e buon lavoro d'aula. Intanto volevo salutare anche la senatrice Mati che è qui con noi e anche lei ci dovrà, è riuscita a venire. Per evitare. Tra un po'. E allora. Eccoci. Sì, adesso ora. Allora, intanto volevo salutare l'onorevole Ettore Rosato, che è segretario d'Aula della Camera dei Deputati, che ci ha raggiunto e a cui do la parola. Ma grazie, io partecipo volentieri a questa iniziativa, ringrazio Daniela per averla organizzata. Nel mio passato la cosa più bella, vedo un po', anzi parecchi volti noti, almeno per me, con cui abbiamo condiviso due straordinari anni, lo ricordo sempre, le cose più belle che ho fatto nella mia non breve esperienza politica e amministrativa, e fare sottosegretario ai Vigili del Fuoco per me è stata la scoperta prima che la professionalità, prima che la competenza, prima che la capacità, è stata l'umanità di una comunità, una vera grande famiglia di persone che ho incontrato e che ho visto all'opera, capaci di sopire qualsiasi tipo di polemica o di tensione o di rivendicazione o di problema nel momento che c'era la necessità di andare a soccorrere qualcuno. Io lo ricordo sempre, lo ricordo con grande fermezza, anche perché questo libro, ringrazio Luca Cari per averlo scritto, ha fatto un grande lavoro. Questo libro rappresenta anche così, in un contesto di grande spettacolizzazione che ha avuto anche la vicenda della Concordia, ricorda chi forse molto più di altri ha avuto un profilo molto basso in tutta la vicenda del soccorso, molto molto basso. Chi di noi sta un po' all'interno e vede le cose si rendeva conto di come c'era una gara a chi comunicava prima una cosa, anche cose non sempre, insomma, non sempre piacevoli da comunicare, ma c'era proprio questo Stato che si rappresenta con mille facce, con mille parcellizzazioni delle competenze, delle cose, che secondo me non è un bel messaggio che noi diamo agli italiani. E io ho sempre visto i Vigili del Fuoco come quelli che al massimo venivano cercati, non che andavano a cercare di poter fare la battuta o di poter essere in prima linea. E i Vigili del Fuoco, adesso io faccio in Parlamento un altro mestiere, i Vigili del Fuoco tra i corpi dello Stato, le carriere dello Stato, i settori della pubblica amministrazione sono quelli che in assoluto hanno meno padrini. Ve lo assicuro, Daniela qui in Senato fa uno straordinario lavoro, ma quando si tocca adesso non faccio citazioni perché verrei immediatamente bacchettato, ma anche allo stesso interno del Ministero degli Interni, non riguarda solo gli altri ministeri, quando sono sempre il figlio più fragile, che non trova mai padrini delle cose. Noi abbiamo fatto alcune cose in questi anni, ne cito una, che è stato il trasferire i Canadair dalla protezione civile ai Vigili del Fuoco.
una cosa di una logicità banale che bastava spiegarla per essere compresa. Cito una cosa, qui vedo specialisti, anche qualche specialista della componente aerea, una cosa che bastava spiegarla per dire guardate che è inutile che quelli che sortono sotto a domare l'incendio devono ricevere l'acqua sulla testa perché non c'è un coordinamento spinto e diretto ed immediato. Ecco, la burocrazia che noi abbiamo trovato, l'ostilità della burocrazia che noi abbiamo trovato è sintomo di questa incapacità di trovare, di capire come il Corpo dei Vigili del Fuoco sia un patrimonio del nostro paese per professionalità, competenza, ma anche forse troppo poco capace di far vedere le sue ragioni, di far vedere le sue competenze, di far vedere le sue professionalità. Ecco, io penso che sia una grande occasione questa di mostrare le cose agli addetti ai lavori, perché qui ci sono molto vigili del fuoco che conoscono già le loro competenze. Bisogna avere l'occasione di spiegare un po' meglio che cosa fa questo corpo straordinario, che quando gli si spiega, quando mi è capitato di spiegare che sono meno di 30.000, molto meno di 30.000, che sono presenti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in tutto il territorio nazionale, che rispondono a tutti i centralini delle nostre province e che c'è sempre qualcuno che arriva, può arrivare un po' prima, può arrivare un po' dopo, perché dopo l'Italia è complessa, ma c'è sempre qualcuno e questo viene garantito da 5.000 uomini in servizio sul territorio nazionale, è qualcosa di straordinario che dovrebbe far riflettere tutto noi su come con pochi soldi si può ottenere un grande risultato. Poi dico una cosa la diceva bene la Daniela prima, la senatrice Valentini prima, nel Corpo dei Vigili del Fuoco ci sono delle straordinarie specialità che spesso sono frutto, prima che della preparazione professionale che il corpo organizza, per la vocazione di tanti professionisti che nella loro vita privata hanno voluto investire su settori particolari che poi mettono a servizio del corpo nazionale. E io penso che i dibattiti che spesso abbiamo avuto, li ricordo anch'io quando ero al Ministero, su se sono troppi, se sono dislocati troppo diffusamente, eccetera, sono dibattiti che vanno bene nei nostri ragionamenti fino a quando non succede qualcosa di grave. Quando succede qualcosa di grave ci rendiamo conto che forse anche in qualche città lungo il Po è necessario che ci sia un nucleo specializzato di sommozzatori, perché là serve subito, non può arrivare dopo 7 ore, perché dopo 7 ore non serve più a nessuno. E forse dovremmo ragionare anche di una razionalizzazione dove troviamo i sommozzatori che stanno, lo dico con grande rispetto perché sono tutti corpi che svolgono un grandissimo servizio a favore del Paese, ma abbiamo i sommozzatori dei carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato, che sono poliziotti, che non vanno ad arrestare nessuno sott'acqua e che invece quelle energie, quelle cose nel soccorso dovrebbero essere investite in chi nel soccorso li fa. Ho fatto sempre una battaglia con gli amici del Corpo Forestale per dire che non si può spegnere un incendio con la pistola, perché se sei un poliziotto non puoi andare a dover spegnere un incendio. Allora razionalizzare le nostre energie in questo paese che di risorse non ne ha di infinite e riconoscere al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco la sovranità e la titolarità tutta del soccorso e dell'emergenza sarebbe un ragionamento che porterebbe un grande risparmio al bilancio dello Stato, porterebbe un riconoscimento di merito a chi questo lavoro comunque lo fa, e io penso sia una strada che noi abbiamo cominciato, perché l'abbiamo cominciato, ho citato i Canadair, nella legge delega sulla pubblica amministrazione c'è il passaggio, sono i presupposti per il passaggio delle competenze sugli incendi boschivi e altre cose possiamo fare con precisione e puntualità. Bisogna sapere che questo non è perché qualcuno è più amico dei Vigili del Fuoco e qualcuno è più amico di qualcun altro, è perché le cose fatte con una competenza univoca funzionano meglio anche in Italia, e forse uno sforzo in più in questo la dobbiamo fare. Ecco, ringrazio veramente chi ha organizzato l'appuntamento, Luca Carica, per aver scritto questo bel libro che si legge in maniera veramente, veramente facile, perché racconta veramente di storie vissute, vere, in cui penso che i protagonisti, alcuni siano anche qui,
che penso che a quelli che hanno fatto questo lavoro straordinario, con una competenza straordinaria, ma che lo dico così, forse spero di essere interpretato nel modo giusto, non è niente di più straordinario di quello che tutti gli altri vigili del fuoco svolgono ogni giorno nel loro quotidiano. Io ho visto distaccamenti, consiglierei a tutti, per capire che cosa fa un vigile del fuoco, consiglierei a tutti di fare una visita al distaccamento di Scampia. Ci sono andato una volta, hanno le sbarre alle finestre, non perché non possono uscire, ma per evitare che qualcuno entri. Quando escono con l'APS tornano dopo 12 ore, perché nel frattempo non riescono mai a tornare in servizio. Lo dico a chi lo conosce già queste cose, evidentemente, ma forse non c'è qualcuno tra i vigili del fuoco presente. Questo funziona non solo a Scampia, è così in tanti, tanti distaccamenti in Italia, dove c'è una grandissima professionalità e c'è un grandissimo amore per il lavoro che fa. Quindi grazie veramente ai vigili del fuoco per il loro impegno quotidiano. Grazie. Grazie onorevole Rosato. Prima lei parlava di padrini, i vigili del fuoco non hanno padrini. Io credo che i vigili del fuoco non abbiano neanche il tempo di cercarsi di padrini. Perché dal primo all'ultimo, l'ultimo arrivato in ordine di tempo, ai ragazzi che fanno il corso, eccetera, non hanno proprio il tempo, ma neanche il pensiero, devono pensare ad altro. Quindi non si possono neanche distrarre per pensare a loro stessi. Volevo leggervi qualche riga. Quello che vede nel cono di luce della torcia è fantastico. Occhi sgranati, che sembrano disegnati da un artista di cartoni animati, che esprimono terrore pieno, in mezzo al quale si fa largo però la prima scintilla di speranza. Perché deve fare un bel effetto, quando pensi di stare per morire, vedere sbucarti davanti una squadra di vigili del fuoco. Il contatto fra Maurizio e i naufraghi non è diretto, a dividerli resta un altro corridoio che è diventato un pozzo allagato, una voragine larga più di 2 metri e profonda 25, uguale a quella che i due hanno alle spalle. Ci stanno esattamente nel mezzo, un passo in più da una parte o dall'altra e sarebbe la fine per loro. È incredibile che non ci siano caduti dentro. La cosa più facile dopo tutte quelle ore è con quel buio che opprime e che impedisce di vedere. Il dialogo fra i tre è frammentario, un esperimento di intendersi usando l'inglese, poi un misto incomprensibile l'uno agli altri, italiano, asiatico, e alla fine quello che conta sono come al solito i gesti. La ragazza, giovanissima, è terrorizzata, ma Maurizio sa infondere sicurezza. L'ha imparato per mestiere, o forse l'aveva nell'anima già da prima, e per questo ha scelto di fare il pompiere. Questo Maurizio è Maurizio Falciani. E allora il pompiere, Luca, è qualcosa di più. Uno ci nasce con questa vocazione. Beh, questo, buonasera a tutti innanzitutto. Sì, questa è una possibilità. Adesso è stabilire se si nasce oppure se è l'organizzazione, cioè nella quale entri, che sviluppa, ti lascia sviluppare queste caratteristiche. Onestamente questo non lo so, di sicuro è una caratteristica che hanno tutti i vigili del fuoco. Io non ho un ruolo operativo nel corpo, però ogni volta che mi sono avvicinato alle squadre di soccorso ho potuto notare questa caratteristica, la vicinanza che il vigile del fuoco riesce ad avere con la persona che sta soccorrendo. Adesso non mi ricordo se l'ho scritto anche nel libro, una delle caratteristiche fondamentali dei vigili del fuoco è quello di chiamare per nome le persone che soccorrono. Quello è il primo contatto di vicinanza che riescono a trasmettere. Questo in fondo è quello che ho voluto trasmettere in questo libro che ho scritto. Peraltro su questo potrei anche smettere di parlare, perché insieme agli interventi del senatore Zanda e la Torre mi sembra abbiano detto già tutto, cioè forse del soccorso, della professionalità, della bravura, della capacità dei vigili del fuoco forse questo è un aspetto che è chiaro a tutti. Forse quello che si vede nelle immagini, le immagini che vediamo da sole trasmettono questa la professionalità. Forse quello che mancava e che ho voluto aggiungere scrivendo il libro era proprio questo, l'aspetto umano. Non solo la passione, ma il cuore, i pensieri, che cosa passa nella testa di un uomo, di un essere umano, perché di essere umani si tratta. Il mito dell'eroe credo che non appartenga ai vigili del fuoco. Quindi hanno dei pensieri e delle paure, è giusto avere
delle paure, questo è quello che ho voluto raccontare. Quindi è una storia del naufragio, non attraverso la vicenda in sé che tutti conosciamo, ma piuttosto attraverso le emozioni dei protagonisti. È un racconto che viene fuori attraverso le emozioni dei protagonisti. Protagonisti che voglio innanzitutto ringraziare per essere qua in questo momento. Ovviamente mi ringrazio innanzitutto la senatrice Daniela Valentini perché ci ha dato questa possibilità, ha dato la possibilità a me di raccontare il mio libro, ma credo soprattutto ai Vigili del Fuoco, a quelli che hanno fatto il soccorso in occasione del naufragio, ma a tutti i Vigili del Fuoco di essere accolti, ricevuti in una sede così importante. Mi riempie di grande gioia vedere i volti di amici con i quali ho condiviso un momento importantissimo, soprattutto dal punto di vista umano. Prima dicevi del rapporto fra le persone, fra i cittadini che usufruiscono dei servizi, dell'aiuto dei Vigili del Fuoco e l'abitudine del Vigile del Fuoco di chiamare per nome le persone che stanno salvando per creare subito un contatto. Tu eri sul traghetto che ti stava portando alla Concordia e c'erano i sopravvissuti che tornavano, che scendevano, che erano stati appena salvati. Mentre aspetto, mi avvicino a una signora con i capelli bianchi. A guardarla si capisce che l'acqua del mare deve averla assaggiata per bene. Grazie, mi dice, mentre mi passa la mano sulla divisa, facendomi sentire ancora una volta che la voglio addosso. Tu hai detto che la divisa non trametti mai, però quel giorno, quando ti hanno chiamato, quella notte, quando sei andato di corsa, ti sei messo la divisa. Sì, questo ovviamente fa parte del mio lavoro, essere sempre pronto a partire e non nasconde quello che ho voluto dire, che ogni volta che metto la divisa è comunque un'emozione. Condividere un momento in un gruppo che ritengo che esprima dei valori che sono fondamentali. Quindi quando posso indossare la divisa per me è un momento di realizzazione a livello proprio interiore. E questo proprio perché faccio un lavoro particolare, diverso da quello che fanno i Vigili del Fuoco. Non soccorro le persone, molto spesso il mio lavoro potrebbe anche essere in qualche modo così visto male, perché effettivamente quando uno sta dentro la nave nell'occasione e rischia la vita, forse quello che sta fuori a raccontarlo, cioè quello che stanno facendo, forse è un po' meno simpatico come ruolo. Devo dire che invece quello che percepisco, quello che mi arriva ogni volta invece è l'affetto da parte di tutti, e questa è la cosa che mi riempie di soddisfazione. E quindi per me assolutamente mettere la divisa è un momento sempre particolare. Ingegner Gioacchino Giome, intanto invito il sindaco dell'Isola del Giglio se ci può raggiungere dietro il tavolo. È il capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Lei oggi si raccoglie tutto questo orgoglio, di persone che lavorano duramente 24 ore al giorno, senza sosta. Lei si riconosce in questo racconto fatto da Luca Cari, questa cronaca così minuto per minuto? Certamente mi ci ritrovo perfettamente, perché la mia vita da 34 anni a questa parte in vari ruoli, ma è quella del Vigile del Fuoco. Vorrei anch'io, per ognuno di noi che ha letto quel libro, anch'io l'ho letto in un soffio, in una nottata, ma poco meno una nottata, perché ti appassiona e soprattutto perché chi fa il Vigile del Fuoco ritrova quelle sensazioni, quelle particolarità che Luca nel suo libro in maniera magistrale, ma in modo molto molto semplice, ci illustra. E anch'io ho trovato nelle pagine del libro una parte del libro che mi ha particolarmente colpito. Non voglio dire che le altre parti non mi abbiano colpito, ma voglio leggere queste 10 righe, perché attraverso queste 10 righe voglio dire che cos'è il sommozzatore dei Vigili del Fuoco, che cos'è l'elicotterista dei Vigili del Fuoco, che cos'è il SAF, il TAS, il cinofilo e via dicendo. Tocca a loro attraversare il pozzo sommerso per andare ad acchiappare Geppetto. Luca chiama Geppetto questo poverino che è rimasto intrappolato come tanti altri nella pancia della Concordia. Però Geppetto, attraverso
un battere di una padella su una parte di metallo ha fatto sì che un precedente gruppo di SAF dei Vigili del Fuoco lo individuassero. E allora questi colleghi si ficcano nel buco alla cieca e si ritrovano dall'altra parte all'interno di una delle cucine. L'acqua li prende fino al petto, il problema non è l'acqua, ma la parete di acciaio inox che gli si para davanti, lunga più di 3 metri e scivolosa, un ostacolo serio a loro avanzare, specie al buio che è pesto. Per fortuna sono pompieri, è questo il punto. Per fortuna sono pompieri, che un'idea in testa se la fanno venire sempre, di fronte a qualsiasi situazione. Così anche stavolta, quella che si inventano per superare la parete sa di circo equestre. E poi continua Francesco, Modesto, Luca, che in questo caso sono la squadra che è andata a recuperare Geppetto e che grazie al cielo ha recuperato e ha portato vivo fuori della Concordia, si sono inventati qualche cosa. Che voglio dire, e i Vigili del Fuoco lo sanno, tutti coloro che fanno il Vigile del Fuoco e che oggi pomeriggio sono qui, sanno che prima di essere sommozzatori, prima di essere elicotteristi, prima di essere SAF, prima di essere qualsiasi altra specializzazione presente nel corpo, sarà presente in futuro perché non ci fermiamo, la nostra ricchezza è anche l'inventiva, tutto questo esce fuori dalla base, cioè le varie specialità dei Vigili del Fuoco escono fuori dalla base, quindi dalla base che vuol dire? Che un gruppo di Vigili del Fuoco pensa che sia utile ai fini del soccorso tecnico urgente sviluppare un determinato settore. E grazie al cielo c'è da dire che i dirigenti, i comandanti e tutti coloro che hanno la responsabilità del corpo seguono queste indicazioni perché capiscono perfettamente il buono che c'è in questo. Ma ecco, tornando a queste poche righe, non sono semplici sommozzatori, non sono semplici sub, non sono semplici elicotteristi, ma sono persone che prima di tutto sono Vigili del Fuoco e che quindi nella loro attività quotidiana hanno sviluppato quella capacità di inventare, perché ogni intervento di soccorso è diverso dall'altro, anche se è un semplice cassonetto dell'immondizia che deve essere spento. E quindi si inventano, hanno la capacità di reinterpretare in ogni momento il ruolo del Vigile del Fuoco e in più accomunano queste loro specializzazioni in determinati settori. Quindi ci troviamo di fronte a persone che sicuramente se fanno il Vigile del Fuoco lo fanno perché sono consapevoli di questa attività, sono contente, anche se tutti noi siamo convinti che si potrebbe fare di meglio, ma sono convinti di fare questo lavoro e lo fanno con entusiasmo. Quindi ecco, quello che si vede nell'attività ordinaria di tutti i giorni del Vigile del Fuoco, sia in interventi semplici, sia in interventi complessi e inusuali, non c'era mai capitato di intervenire in una situazione di questo tipo, e lo fanno sempre con molto entusiasmo e con la consapevolezza di dover andare a salvare delle persone, delle vite umane. E, lei, dottor Gaudenzi, metteva in risalto una cosa importante. I Vigili del Fuoco li vediamo sempre di spalle. I Vigili del Fuoco li vediamo di spalle perché, appunto, come diceva, i Vigili del Fuoco davanti alle telecamere non si mettono in mostra, ma lavorano. Questo non vuol dire che i Vigili del Fuoco non vogliono essere ripagati della notorietà, del giusto apprezzamento. E molte volte, Luca lo sa perché da quando sono capo del corpo curo con particolare attenzione anche l'immagine del corpo, ma non tanto perché vogliamo apparire, ma perché vogliamo ripagare, mi sento di dover ripagare, almeno con questa moneta che è l'apprezzamento, tutti i colleghi che ogni giorno mettono a repentaglio la propria vita per poter appunto portare aiuto e salvezza a chi si trova in una situazione di pericolo.
Ma questo lei dice una cosa fondamentale, ingegnere. E le domando questo. Qui ho un disegno di legge molto importante per voi, la prima firmataria è la senatrice Valentini, riguarda proprio delle disposizioni di organizzazione per il Corpo dei Vigili del Fuoco, quindi lo Stato un po' comincia a pensare, diciamo, attraverso la senatrice Valentini e poi anche gli altri ovviamente firmatari, eccetera. Ma lo Stato in quanto tale, voi lo sentite vicino? Perché è vero che dei Vigili del Fuoco, diceva anche l'onorevole Rosato, no, dice, beh, non hanno padrini, perché abbiamo detto che non hanno padrini perché non se li sono mai cercati, perché non hanno il tempo di cercarsi, forse neanche li vogliono, perché i Vigili del Fuoco, meglio che non abbiano padrini, no, perché devono star fuori, diciamo, da tutto. Però lei l'avverte la presenza dello Stato, o ne richiederebbe di più? Ma sicuramente l'avverto, di fatto lo Stato, mi sembra quasi strano dirlo, ma siamo noi, siamo una porzione dello Stato e quindi proprio prendendo spunto dalle sue considerazioni iniziali, appunto siamo una parte, insieme a tanti altri settori dello Stato, siamo una parte che mettiamo a disposizione dello Stato la nostra intelligenza e la nostra capacità di fare. Certo, se potessimo avere una maggiore, come diceva l'onorevole Rosato, una maggiore attenzione da chi ha la possibilità di decidere su alcune questioni, potremmo. Ci basta poco per poter sviluppare molto di più in termini di soccorso tecnico urgente, di aiuto alla popolazione. E siamo capaci di amplificare, di moltiplicare quello che ci viene messo a disposizione. Per esempio, tanto per l'onorevole Rosato diceva, come del resto effettivamente è stato estremamente difficile portare la flotta aerea, i Canadair, la flotta dei Canadair sotto la competenza dei Vigili del Fuoco. Ma noi non stiamo pensando soltanto ai Canadair, e l'altro giorno ne parlavo con l'ingegner Mistretta, il direttore centrale per l'emergenza che è qui in prima fila, e ne stavo parlando con lui e con i suoi collaboratori diretti. Noi vogliamo utilizzare questi Canadair anche per altri tipi di attività di soccorso, per cui diciamo non finalizziamo soltanto nella nostra mente le attrezzature che noi abbiamo a disposizione soltanto per un determinato fine, ma tentiamo di spaziare e di ottimizzare al meglio quello che ci viene messo a disposizione. Quindi sicuramente lo Stato c'è e ne siamo ben consapevoli. Se ci fosse un pochettino di sforzo in più, potremmo far vedere che riusciamo a sviluppare ancora di più quello che ci viene messo a disposizione. Senatrice Valentini, ci vuole uno sforzo in più? Beh, noi stiamo cercando, prima Ettore Rosato, l'onorevole Rosato l'ha detto molto bene, io condivido dalla A alla Z sia la sua esperienza ma sia il ragionamento che lui faceva. Certo, noi abbiamo il dovere ormai rispetto a un sistema paese che vediamo, sa, adesso in questo periodo stiamo vedendo cosa succede a Genova, cosa succede in Liguria, cosa succede a Milano, a Roma, come dire, noi abbiamo bisogno di mettere a punto tante questioni. La prima è chiaro che è il soccorso, la riorganizzazione del Corpo Nazionale, del Corpo dei Vigili del Fuoco, il soccorso, riunificare come dire, alcuni settori. Parlavamo prima del soccorso acquatico, per esempio, perché no? No, non c'è bisogno di avere tanti sommozzatori in tanti corpi, non solo dei Vigili del Fuoco, ma si può, recuperando risorse e recuperando anche una maggiore efficienza, riaccorpare tutto sotto un unico soccorso acquatico e magari sotto ovviamente il nucleo dei sommozzatori dei Vigili del Fuoco, perché sono coloro che poi sono radicati nel nostro paese, nel territorio, hanno delle specializzazioni molto alte, ma come dire, accanto a questo ne possiamo dire tante. Nella nostra proposta di legge facciamo l'elenco che qua non voglio fare, però certo noi
Aula, Camera e Senato e anche Governo, dobbiamo fare molto molto di più. Questo mi sento di dirlo, perché è chiaro che stiamo cercando di cambiare le cose nel nostro Paese, ma partendo da questo corpo che ha una grande capacità, professionalità, ma anche non solo capacità e professionalità e passione e coraggio, ma anche una fortissima potenzialità, quello di riuscire a moltiplicare le proprie forze. Allora, rispetto a questo, se noi riuscissimo a sostenere e a dare di più, non tantissimo, anche in una situazione di tagli, di recupero, noi possiamo avvalerci di una, come dire, di sostegni molto forti in questo Paese. Il soccorso, i vigili del fuoco, tutto quello che rappresentano insieme a prevenzione sui territori, a protezione civile riorganizzata. Noi abbiamo fatto anche una proposta di legge sulla protezione civile per provare a riorganizzare anche quella. Beh, noi possiamo in questo Paese riuscire a dare delle risposte molto stringenti e molto importanti, ma io oggi siamo voluti partire da qua, dal nucleo, da quello che è accaduto alla Concordia, dal Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, perché è, oltre che significativo e concreto, è anche simbolico. Cioè è molto importante partire dalle nostre forze sane, pulite, che sanno sacrificarsi con coraggio, ma che sanno anche lavorare e che vogliono bene a questo Paese. E partendo da qua, se riusciamo a riorganizzare, a dare la nostra, il nostro contributo forte, noi possiamo diventare un volano virtuoso e importante, un motore importante partendo da qui per la nostra Italia. Ecco, allora è un po' questa l'idea. Bene, volevo leggere, intanto volevo salutare l'onorevole Rosato perché deve lasciarci per gli impegni alla Camera. Unione di stabilità. E grazie per essere stato con noi, aver portato il suo contributo di appassionato amico dei Vigili del Fuoco. Grazie. Grazie mille. Io intanto, mentre i saluti sì, volevo leggervi altre due righe. Alle manovre di salvataggio partecipa anche un uomo che si qualifica come vicecommissario di bordo, ma la vera sorpresa è un'altra, il civile che sta a aiutarli. Roberto immagina sia un passeggero di buona volontà, invece è un gigliese che fin dalle prime fasi del naufragio è salito a bordo per assistere i passeggeri. E per come vedo io le cose, se proprio tocca trovarne, credo sia lui il vero eroe di tutta questa storia. Uno che non si trova dentro la Concordia per destino, ma sceglie di esserci e di rischiare la vita non per dovere, ma per umanità. Sindaco Ortelli, si sono trovati i pugliesi con i Vigili del Fuoco? Beh, noi abbiamo nella nostra amministrazione un Vigile del Fuoco che è il vice sindaco a cui faceva riferimento poco fa. Intanto stasera io sono qua perché mi corre veramente il piacere di portare il saluto dell'amministrazione comunale, gente, la nostra gente che chiaramente ripone un grande sentimento di riconoscenza, di ammirazione, di affetto e amicizia nei confronti del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco. Credo che la riconoscenza della cittadinanza onoraria sia il massimo che noi abbiamo potuto fare, se non appunto quella riconoscenza umana a cui vi abbiamo dedicato tanto spazio. In questa sala io ho rivisto stasera molti amici, tantissimi amici che ho salutato molto volentieri e ho incrociato lo sguardo di persone che hanno vissuto con me, ingegnere Aquilino, direttore tecnico delle operazioni, il prefetto Linardi, il prefetto Valentini, persone che hanno vissuto con me momenti estremamente drammatici di una tragedia che è stato frutto di un atto scellerato, di un atto incredibile, un atto di una violenza incredibile e che noi parlavamo dei primi 3 giorni, senatrice Valentini, forse dei primi 8 giorni, poi c'è stata la dichiarazione dello stato di emergenza, ma sono stati 8 giorni intensissimi dove noi abbiamo cercato di costruire un sistema di protezione civile che era partito dal basso, dalla popolazione, che è molto importante, no? In principio la protezione civile siamo noi, perché prima di tutto la protezione civile sono i cittadini e poi via via salire fino ad arrivare al soccorso organizzato. Beh, lì siamo riusciti ad allestire un sistema
importantissima, perché la priorità era ricercare i dispersi, prima si chiamavano così, poi si sono chiamate vittime, purtroppo un sistema che ci è stato riconosciuto in tutto il mondo, io questo lo dico chiaramente in riferimento ai Vigili del Fuoco, a tutte le forze che hanno partecipato insieme a loro, come la Capitaneria di Porto Guardia Costiera, Marina Militare, Carabinieri, eccetera, eccetera, e che hanno costruito un sistema di protezione civile estremamente efficiente, che anche il meccanismo di protezione civile europeo e anche quello americano sono venuti a studiarlo all'Isola del Giglio. Tanto che difficile era il modo in cui dovevamo approcciare la situazione. Io non sto parlando come un vigile del fuoco, sto parlando come sindaco che doveva allestire un sistema di logistica e di ristoro. Però, come vedete, provo tanto trasporto quando racconto queste cose, proprio perché c'è stata un tipo di lavoro coeso con tutti che ci ha chiaramente insegnato anche molte cose. Io stasera ringrazio la senatrice Valentini per l'invito e che mi ha strappato ad una festività gigliese, ma non potevo mancare. E ringrazio Luca Cari perché ha scritto questo libro che ho letto con molta passione e anche con molta emozione, in particolare il titolo che condivido pienamente, lo sottoscrivo, mai più concordia. Ecco, credo che questo sia un principio importantissimo che dobbiamo tenere dopo quello che è accaduto di fronte a noi, come un monito che tutto questo non succeda più. E la seconda osservazione che ho rilevato in modo molto, che mi ha colpito di più, è quella, forse banale, ma mica tanto, quella dell'operazione Orsacchiotto, di cui mi sono sentito coinvolto, in cui ho sentito da parte del corpo quella forte umanità che loro mettono tutti i giorni nel svolgere un compito veramente difficile. Tu l'hai scritto, Luca, con grande umiltà. Io credo di saper apprezzare questo. Non abbiamo salvato solamente vittime sulle quali purtroppo non c'è più nulla da fare, ma abbiamo salvato anche una vittima che era un bambino e che adesso potrà tornare a sognare la sua mamma. Grazie. Grazie, sindaco. Lei ha detto una cosa, a mio avviso, centrale per descrivere l'animo del Vigile del Fuoco, perché il Vigile del Fuoco è un po' come il medico del pronto soccorso, no? Che qui arriva un qualcosa da gestire, un'emergenza, sa cosa deve fare, però non si limita a quell'aspetto tecnico, a cura della persona. Il Vigile del Fuoco, quando Luca prima diceva chiamano per nome le persone che stanno salvando, non è solamente una tecnica così psicologica per far stare sereno, tranquillo. Abbiamo letto che alle persone che venivano salvate gli veniva dato qualcosa da fare, perché così erano concentrati non sulla paura ma sulla loro salvezza, e quindi magari aiutavano anche di più. Però è proprio la cura della persona, che c'è sempre stata. Io purtroppo per disgrazie per tanti anni, sempre il profilo del Vigile del Fuoco era il profilo di chi diventava amico della persona che stava salvando, non conoscendolo, non rivedendolo poi magari più, salvo quando non c'era da seguire anche il decorso di una malattia. Io ho visto Vigili del Fuoco che invece di andare a casa dopo una notte di lavoro andavano in ospedale per vedere come stava la persona che avevano tirato fuori magari da sotto le macerie di una casa esplosa o per un terremoto, per parlare con i genitori. Ci andavano con la stessa divisa, non si andavano neanche a cambiare. Proprio non tornavano a casa. Cioè, il mondo del Vigile del Fuoco in quel momento diventa la persona che tu hai salvato. E la cosa che io trovo straordinaria è che hanno questa capacità di immedesimarsi in quella persona e poi di passare ad altro, poi di lasciarla libera. Perché potrebbe anche essere presuntuoso, no? Io ti leggo, tu devi a me la vita. E quindi questa mia presenza vuole anche essere un po' ma poi il Vigile del Fuoco poi sparisce. Perché sta già da un'altra parte. E fino a quando, a me ha fatto impressione questo passaggio del libro, sapete fino a quando lavorano i Vigili del Fuoco? E così, scrive Luca Cari, la verifica va avanti, era la verifica ovviamente delle cabine, va avanti fino a quando la squadra tocca il limite estremo, quello che è definito in gergo lo sfinimento dei soccorritori. Luca, ma voi lavorate fino a sfinirvi, cioè non... Quando è che uno dice basta, non avete turni? Non si può dire che ho finito, faccio le mie 8 ore, 7 ore, 6 ore, quante devono essere?
Non avete pioggia, non avete neve, non avete vento, non avete sole, non avete nulla che vi possa condizionare, solo lo sfinimento. Questo è il racconto dei primi momenti del naufragio, e tra l'altro sono presenti qui i protagonisti di questa storia che ho raccontato. E nei primi momenti ovviamente, cioè, la necessità era quella di tentare il tutto per tutto per cercare i dispersi. Effettivamente il limite dello sfinimento è stato sicuramente toccato. Ovviamente mano a mano poi che l'emergenza è andata avanti, quindi è stata un'organizzazione, quindi sono dei turni, ovviamente dei turni di servizio, anche se credo, e questo poi sono i miei colleghi che possono dirlo meglio di me, credo che poi nell'animo di chi fa soccorso forse il tentativo, cioè la necessità di andare anche oltre il proprio limite per poter ottenere quel risultato che è l'obiettivo principale, cioè che si pone, che è salvare una vita umana. E nel racconto a cui è stato fatto riferimento dica ancora di come, adesso senza fare il nome, forse il rimpianto più grosso da parte di questo soccorritore, che appunto aveva raggiunto il limite dello sfinimento, era stato poi quello di essere stato, proprio per il proprio ruolo, cioè destinato a svolgere funzioni diverse, il suo rammarico era quello di non poter essere entrato nuovamente all'interno della nave per poter fare l'operazione di soccorso. Ecco, quindi credo questo sia l'anima che spinge i vigili del fuoco. Solamente rifacendomi a quello che ha detto prima, per quanto riguarda, cioè, questo atteggiamento da parte dei vigili del fuoco, io ho fatto servizio prima di venire a Roma, ho prestato servizio per 13 anni al comando di Terni, e l'ultima immagine che ho del comando di Terni, il giorno che poi sono stato quindi trasferito, è di un intervento, ho accompagnato le squadre in questo intervento, era un signor anziano caduto in un dirupo mentre cercava i funghi, e è stato recuperato con le tecniche SAF, è stato riportato sulla strada, quindi portato via poi con l'ambulanza, e si era rotta una gamba. La preoccupazione più grossa di questo signore non era tanto la gamba rotta, ma quello che avrebbe detto alla moglie, per il fatto che la moglie si era raccomandata che non doveva andare a cercare i funghi, invece lui aveva fatto questo e aveva avuto questo incidente. Ecco, i vigili del fuoco, parlando con lui, prima di consegnarlo all'ambulanza, è stato un vigile del fuoco che si è chinato, ha raccolto un fiore e l'ha messa in mano e ha detto: ecco, questo portalo a tua moglie. Ecco, questo, credo che questo sia il vigile del fuoco. E c'è anche quel vigile del fuoco. C'è anche quel vigile del fuoco che deve andare in pensione. E generalmente tutti, quando si deve andare in pensione, uno si prende qualche giorno prima, magari c'è qualche giorno di ferie da smaltire, oppure no, cioè non è che uno se ne va al Giglio con la Concordia, se sai che a mezzanotte di un certo giorno vai in pensione. E invece noi abbiamo un vigile del fuoco che ha festeggiato la fine del suo servizio alla mezzanotte di quel giorno, lavorando per la Concordia. Giomilè gestisce un patrimonio umano che è pazzesco. Sì, il patrimonio umano è proprio, insomma, devo dire, deriva dalla consapevolezza che a mano che, diciamo, intanto c'è da dire un fatto, che chi entra nei Vigili del Fuoco lo fa veramente per passione, non lo fa perché ha trovato un lavoro, anche perché per arrivare a fare questo lavoro non è semplice, cioè si passano tutta una serie di step, una serie di passaggi che sono, diciamo, abbastanza impegnativi. Non parliamo poi delle, come diceva la senatrice Valentini, di alcune specializzazioni come i sommozzatori ed altre specializzazioni. Però a mano che i vigili del fuoco lavorano e continuano a lavorare nell'ambito dei loro comandi, delle loro squadre, e affinano sempre di più, diciamo, sono sempre più consapevoli del ruolo che loro svolgono, ma devo dirlo con molta, lo pensano con molta umiltà, non è che pensano di svolgere un ruolo insostituibile, cioè si sentono veramente partecipi anima e corpo del tipo di lavoro che fanno, e vedo che veramente tante persone che
vanno in pensione, pur avendo anche accumulato parecchi giorni, perché molti, c'è anche da dire un fatto, per carenza di fondi molte volte si accumulano tanti giorni di servizio che non possono essere retribuiti per carenza, appunto, dicevo, di ore di straordinario. E quindi potrebbero addirittura alcuni andare in pensione un anno prima rispetto a quella che è la scadenza, perché potrebbero prendersi tutte questi giorni accumulati, come appunto accumulati nel corso degli anni. Eppure succede questo, cioè che fino all'ultimo momento rimangono in servizio, fanno la loro attività di soccorso e rimangono legati al corpo, tant'è che noi abbiamo un'associazione dei vigili del fuoco in congedo, che continua a vivere assieme a noi nei nostri comandi, nei nostri distaccamenti, non più come attività, diciamo, attivi in servizio, ma comunque partecipano dello spirito e della vita del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco. Devo dire che forse è proprio questo uno dei punti rilevanti che ci consente di superare tante difficoltà, non soltanto difficoltà, diciamo, generali di servizio, ma difficoltà quali quelle che si incontrano nel momento in cui si fa un'attività di soccorso. Dalla più piccola, appunto, il fiorellino che viene dato a quel signore che è stato recuperato, e quindi questa gentilezza d'animo che esce fuori anche da persone che, se tu le vedi, poi alla fin fine non gli daresti, cioè dice: ma guarda, quello è un tipo tosto. Sì, sicuramente è un tipo tosto, ma poi ha un animo molto, molto gentile e molto, diciamo, altruista. Altruista forse è proprio la parola giusta. E vorrei soltanto, ecco perché prima non l'ho fatto, preso dall'enfasi e dalla volontà di dire, di partecipare ai miei sentimenti di Vigile del Fuoco, in questo caso come capo dei Vigili del Fuoco, ma proprio, cioè, come Vigile del Fuoco che ha passato tutta la sua vita lavorativa in questo corpo meraviglioso, volevo ringraziare la senatrice Valentini e tutti coloro che hanno permesso di mettere in evidenza, attraverso le pagine del libro di Luca Cari, il lavoro di quanti si sono dedicati con tanto amore, con tanta professionalità a questa attività di soccorso, che è una delle tante. Certo, è stata estremamente difficile. Io l'ho vissuta, diciamo, dietro le quinte, perché all'epoca facevo il direttore regionale dei Vigili del Fuoco dell'Umbria, però mandavo, appunto, non sommozzatori, perché l'Umbria non ha sommozzatori, però ha dei buoni SAF, e quindi mandavo i SAF e mi sentivo, appunto, con i colleghi Aquilino, con Cosimo Pulito, quindi sia con il comandante che con il direttore regionale, e partecipavo insieme a loro, anche se da lontano, a questo impegno, questa sfida importantissima che ci ha visti come Corpo Nazionale presenti. Sicuramente il mio ringraziamento va a tutti coloro che si sono impegnati in prima persona per tutte le attività, non soltanto subacquee, SAF, elicotteristi, eccetera, a tutti i vigili che hanno partecipato, ma non soltanto i vigili, ma anche a tutto il personale amministrativo, a tutti coloro che hanno consentito, anche rimanendo presso i comandi provinciali, di poter mandare avanti questa impresa. La forza del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco è proprio questa, di poter fare al momento opportuno coagulo e sviluppare una forza d'urto in termini di soccorso in brevissimo tempo ed estremamente professionale. Questa è una ricchezza a cui noi teniamo tanto come Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, cioè il fatto di essere un corpo nazionale. Non sono tante unità, non sono tanti distaccamenti, tanti comandi provinciali, ma è un unico blocco che poi ha tante specificità, ma nel momento, appunto, come questo, come la Concordia, come sui terremoti, sulle alluvioni, facciamo massa critica e riusciamo a risolvere tante tante situazioni. Volevo chiedere ancora due curiosità. Una è per il sindaco. Volevo chiederle quanto è lontana la Concordia dal Giglio.
oggi? Beh, non ricordo quante miglia siano da Genova, devo dire la verità. Beh, è lontana come è lontano un incubo che abbiamo vissuto per 30 mesi. È lontana parecchio, ma è ancora vicina per quelle che sono le operazioni che dobbiamo ancora completare nell'ambito di tutto il contesto della rimozione. Come voi sapete, una volta che appunto questa astronave, ma la chiamerei Zoccola in onore del libro di Luca, così come è stata definita per tanto tempo, una volta che appunto la nave ci ha abbandonato, il lavoro non è finito lì, ma c'è tutta una parte di bonifica e ripristino dei fondali, perché il fondale deve tornare ad essere quello che era prima, anche se siamo tutti coscienti che non lo sarà. È stato recentemente appaltato il lavoro, il programma del lavoro prevede circa un anno di impegno ulteriore, quindi ancora una volta il porto, Giglio Porto, l'isola di Giglio sarà impegnata dai mezzi da sbarco, dai rimorchiatori, da gru, quindi spero veramente che dal 2016 poi tutto questo sarà ancora più lontano, perché avremo completato, avremo fatto il nostro lavoro. Recentemente è stata ritrovata la salma del fratello di Kevin, era un dovere nostro, un dovere morale concludere la vicenda restituendo il corpo al carissimo amico e concludere poi quindi tutta la vicenda nel migliore dei modi, anche se così non lo possiamo dire. Luca, come battuta diciamo finale, poi la conclusione la lasciamo alla senatrice Valentini, ma cosa ci guadagna uno a fare il vigile del fuoco? Credo sia stato ben espresso anche dal capo del corpo, cioè i sentimenti, non è certamente il guadagno, non è assolutamente quello economico e lo sappiamo bene. Credo sia un mondo pieno di valori, con pregi e difetti, non voglio neanche esaltare troppo poi il pregi e difetti, quindi credo cioè, però esprima sia un gruppo che esprima dei valori che sono importanti e che si ritrovano poi nei legami che si stabiliscono. Il concetto di squadra per noi è fondamentale, cioè i legami che vedo che si creano e che si sono creati sicuramente in questa occasione del Giglio, ma io li riscontro tutti i giorni, credo siano legami forti, forse usare una parola di famiglia forse è retorica, quindi non vorrei dire questo, però sicuramente è un gruppo che esprime dei valori fondamentali, forse è questo, in ogni caso come ho detto, ho raccontato sicuramente, cioè di fronte al dolore, questo è un dramma quello che è stato vissuto, è un dramma anche il soccorso che hanno fatto i Vigili del Fuoco, perché recuperare corpi senza vita è ovviamente un dramma, ma credo, io non ho provata mai questa gioia, ma quello che si prova, credo quando si riesce invece a salvare una vita umana, credo sia una cosa che possa ripagarti per tutti i sacrifici, tutti gli sforzi che fai tutti i giorni, credo forse è questo il valore, quello che ti dà questo lavoro. In questa esperienza che l'abbiamo toccato, l'aveva accennato il senatore Latorre in realtà, perché poi nel libro tu dici non è solo stato un naufragio della Concordia, ma anche il naufragio dell'informazione. Non è che io devo fare la difesa d'ufficio della categoria, ci mancherebbe altro, sono tanti giornalisti bravi, seri, onesti e scrupolosi, ci sono anche dei giornalisti meno bravi, meno onesti, meno seri e meno scrupolosi. Cioè, purtroppo conviviamo tutti insieme. Ma lì che cosa volevi dire proprio come... No, credo sicuramente, cioè poi è un fatto anche soggettivo, quindi il rapporto è sicuramente cambia e quando sei sul campo cioè le senti le differenze tra chi è serio e scrupoloso e chi invece lo è un po' meno. Credo che sia però il meccanismo proprio della cronaca però che porti poi chi sta, il giornalista che è l'inviato che è sul campo poi a cercare in modo forse a volte esagerato, spasmodico, perché è evidente che se io ho una diretta ogni 20 minuti, cioè poi ogni 20 minuti qualcosa di nuovo io lo devo raccontare, quindi è una rincorsa continua a cercare elementi di novità quando non sempre ci sono. Ecco, questo è quello che poi ho vissuto sulla pelle, sono qui presenti, peraltro ringrazio i portavoci con i quali ho condiviso cioè, queste esperienze della Marina Militare e della Guardia Costiera. Sono sicuro cioè, che soprattutto nei primi 8 giorni quell'esposizione che è stata da parte nostra sicuramente esagerata, perché parlare ogni 2 minuti cioè, quando credo grosso modo insomma, tanti contenuti non avevamo, perché ogni 5 minuti insomma, hai contenuti, novità, da aggiornamenti da dare in modo concreto, però sono convinto che quel lavoro che è stato fatto, in parte inizialmente anche criticato,
credo veramente sia, con quel lavoro siamo riusciti a compensare, forse come diceva prima il senatore Latorre, quell'immagine negativa che era in quel momento, cioè dell'Italia stava girando per tutto il mondo. Sono sicuro, cioè, che attraverso il nostro racconto, cioè, puntuale, preciso di quello che, che i soccorritori stavano facendo, sono state contrapposte appunto quelle due Italie. Attraverso il nostro lavoro è stato contrapposto l'Italia del naufragio a quella invece dei soccorritori. Ecco, sono convinto di questo. È stata una lotta dura perché è stata un'esperienza del tutto particolare, come ho detto, con regole di ingaggio sicuramente nuove ma sperimentate, perché io vengo da altre esperienze di emergenze anche grandi come l'Aquila, però 300 e passa giornalisti in 20 metri quadrati di terra veramente è stata una lotta veramente complicata. E quindi la regola di solito è quella di raccontare quello che stai facendo. Qui in questo caso immediatamente non era neanche più raccontare ma addirittura anticipare, quindi dovevi andare prima e annunciare quello che avresti fatto, perché altrimenti ognuno avrebbe dato la sua interpretazione e poi non saremmo stati più in grado, cioè malgrado lo sforzo, di recuperare, ecco, questa immagine. Chiudendo, volevo solamente un ultimo ringraziamento, lo volevo fare all'editore Stampa Alternativa, che ha creduto oltre a quello che ho scritto io, e questo ovviamente è una cosa personale, cioè, per la quale insomma provo soddisfazione, ma soprattutto ha creduto, cioè, nella storia, nei contenuti, nella storia dei Vigili del Fuoco. Ecco, grazie, perché ci ha consentito di raccontarci in un modo, cioè, particolare. So che è un racconto forse del fatto dei Vigili del Fuoco, forse ci si aspetta qualcosa di più tecnico. Io l'ho raccontata, cioè, questa storia attraverso le emozioni, però ecco, credo questo sia stato il libro uno strumento, cioè, per poter raccontare sotto un punto di vista diverso i Vigili del Fuoco alla gente. Allora, prima di affidare le conclusioni alla senatrice Valentini, io volevo, consentitemi, riservare un pensiero alle vittime di questa tragedia, alle persone che sono partite per fare una crociera e che su quella nave ci sono rimaste. Volevo riservare un pensiero alle sofferenze dei familiari delle vittime, volevo riservare un pensiero alle sofferenze dei naufraghi, volevo riservare un pensiero alle sofferenze, alla pazienza, alle preoccupazioni di tutti i gigliesi. E questo pensiero lo volevo accomunare con il valore, con la generosità, con la dedizione di tutti i Vigili del Fuoco. Grazie. Io volevo ringraziare intanto Filippo Gaudenzi, perché ci ha accompagnato in questa serata speciale che abbiamo voluto fortemente, con grande delicatezza, con grande umanità e anche attenzione. Ma io so che lui è stato anche premiato, ha avuto l'elmo d'argento dai Vigili del Fuoco, perché è un giornalista speciale, un giornalista che ha attenzione a questo. E quindi quando si ha queste sensibilità, queste attenzioni, ci stanno, oltre alla professionalità, anche delle grandi capacità umane, no? E questo lo sappiamo ormai. E quindi volevo ringraziare in modo particolare, perché non era facile questa serata. Noi eravamo pensata anche insieme a Silvana Amati, che è qui, che non è voluta intervenire, ma che è compagna, collega con la quale abbiamo intrapreso anche il percorso di tutte le proposte di legge che stiamo facendo, di tutte le iniziative. È una serata, noi abbiamo voluto fortemente, c'è un tanto divario, no? Cioè, i Vigili del Fuoco sono molto amati dai cittadini, sono sempre stati al servizio, al di là dello stipendio e dell'orario di lavoro. Conoscono bene la parola servizio alla cittadinanza, quello che la politica non ha conosciuto tanto in questi anni e che deve, come dire, riprovare a riformare se stessa. Quindi, come dire, è il valore importante quello del servizio, della passione con cui si fa, del rischio della propria vita. E abbiamo trovato che c'è un divario fortissimo
tra l'affezione e l'affetto che hanno i cittadini e l'attenzione che ha lo Stato e le aule della Camera e del Senato rispetto ai Vigili del Fuoco. No? C'è, come dire, un divario. È troppo, troppo grande questo divario. Ma questo è una cosa che ci sta da anni, non è da adesso. La viviamo da 20, 30 anni, come dire, c'è proprio... Quando, è come quando si ha in famiglia un bravo figlio oppure un bravo parente, no? Dice, ma si dà per scontato, tanto lui è bravo, quindi si può anche non seguire con attenzione, tanto lui c'è, è bravo, è un bravo figliolo, una brava persona, un bravo marito, una brava moglie, no? Come dire, sui Vigili del Fuoco c'è questo atteggiamento, quindi c'è bisogno anche di una riforma culturale da parte nostra. Ed è per questo che voi siete qua in questa sala prestigiosa, dentro il Senato, nel cuore del Senato della Repubblica, perché volevamo darvi intanto un gesto di riconoscenza e di riconoscimento, accanto anche a risposte però concrete, perché parliamo bene dei Vigili del Fuoco, però poi noi abbiamo il dovere, e lo Stato e il Governo, ma in questo caso le aule parlamentari, hanno il dovere nel riconoscere questo valore e questa valenza e questo patrimonio di fare cose concrete. Non è che siamo qua solo per dire grazie, ma il nostro grazie deve essere riconosciuto attraverso normative, nuove leggi, riorganizzazioni, risorse, assunzioni, come dire, tutto ciò che serve per rendere la vostra vita migliore possibile. Ne parliamo spesso col comandante, che ringrazio in modo particolare, che tra l'altro è un grande in bocca al lupo perché è da poco tempo che c'è, ma quel poco tempo già, come dire, lo ha messo bene a frutto e ha idee, progetti, progettualità, e noi gli staremo vicino. Lo sosterremo con forza, perché sostenere lui vuol dire sostenere voi e sostenere il lavoro che voi fate e sostenere i cittadini ai quali vi rivolgete, perché ce lo chiedono i cittadini attraverso il loro affetto, la loro riconoscenza. Ecco, questo era un po' il senso. Quindi ho sentito tanto in queste aule, troppo lontananza tra quello che pensano i cittadini e quello che fa la politica e le istituzioni. E questo ha voluto essere un momento simbolico. Non so se ci siamo riusciti, io spero di sì, per dirvi grazie, ma per dirvi non solo grazie, che noi vogliamo essere all'altezza del compito per dare a voi, ai cittadini e a questo paese risposte concrete, anche in un momento delicatissimo, difficile, dove i territori non hanno tantissime fragilità, tantissime responsabilità di inadempienze, di incapacità, dove poi alla fine di fronte a tutte queste adempienze spunta quella squadra dei Vigili del Fuoco, fa quel soccorso in quel modo e ci dà, almeno a me, la speranza e la forza di fare cose concrete qui al Senato, alla Camera e al Governo di questo Paese. Quindi vorrei dirvi che ce la metteremo tutta per darvi risposte concrete vere e non solo per dirvi grazie, che pure era necessario ed era doveroso stasera. Grazie senatrice Valentini, grazie al sindaco Ortelli, grazie al comandante Giomi, grazie a Luca Cari, mai più Concordia, edizione eretica, è una cronaca che vale veramente la pena di leggere. Grazie a voi per essere stati con noi questa sera. Arrivederci. È grande, guarda.